trovandoci noi in una particolare situazione in cui la popolazione mondiale, ma italiana in particolare, sappiamo anche perché, sappiamo quali sono i retroscena oltretutto, viene inondata da un'infinità di flussi di notizie. Notizie una più fasulla dell'altra. Per fortuna, rispetto al passato, oggi c'è un'ampia controlettura. Esattamente, che è possibile reperire attraverso tutti gli strumenti dei media. Questa è la vera grande rivoluzione sociale, civile, culturale, intellettuale, apportata dall'ultima tecnologia resa pubblica, esatto, generalisticamente attraverso appunto internet e tutte le sue varie applicazioni e declinazioni. Dal che si deduce che la tecnologia è sempre all'origine delle rivoluzioni. Ah, e queste, certo, sono cose che noi dobbiamo ricordiamoci sempre, che le tre leggi della termodinamica scaturiscono nel momento in cui comincia l'illuminismo e poi successivamente la rivoluzione francese. La stessa cosa riguarda la rivoluzione sociale che è avvenuta attorno alla fine Ottocento, inizio del Novecento, quando è scaturita, si è scatenata poi la rivolta antizarista e poi tutto il resto. E quindi noi teniamo sempre presente quanto sia importante non tanto l'informazione quanto l'informazione alternativa, perché l'informazione alternativa, ancorché combattuta, ricordiamo quello che è stato capace di fare il Sacro Scoglio, che per 500 anni ha continuato a bruciare vive, sì, le persone che si opponevano. Non solo, anche a bruciare la Bibbia. Ricordiamoci sempre che la Bibbia è stata all'indice, poi spieghiamo cos'è l'indice per chi non lo sa, è stata all'indice fino al 1950, cioè praticamente gli italiani non potevano leggere la Sacra Scrittura, esatto, fra virgolette sacra, insomma, no? E il nome indice viene da index, certo, cioè degli scriptorum prohibitorum. Certo. Certo. Allora, ricordiamo sempre... Latinorum. Però sanctorum. Ricordiamoci sempre, perché l'esempio più limpido di questo e fu appunto un'opera che poi è diventata fondamentale nella storia dell'Italia, di qualsiasi paese. Di Giordano Bruno. Giordano Bruno è già stato sistematicamente bruciato, ma comunque Giordano Bruno, faremo vedere ma qualcosa. I suoi libri sono rimasti anche disponibili, certo, non erano divulgabili, però siccome c'erano delle copie, delle traduzioni in tedesco ed altro, sono rimaste reperibili e quindi oggi ce l'abbiamo. Il Sacro Scoglio era però convinto di averle distrutte tutte. Sì, lo sappiamo. E questo sta a dimostrare che la comunicazione è sempre superiore a qualsiasi censura. No, ricordiamoci che Lutero, Calvino, anche appunto tutti i vari Zwingli, quello che vuoi, Zwingli, eccetera, tutti quelli, diciamo, reprobi del 5-600 nascono dallo scoperto della stampa con i cosi mobili, con i caratteri, esatto, mobili, la nascita della stampa diciamo quella ad opera di Gutenberg, il cui a sua volta era stato fregato dall'ebreo errante, dall'ebreo usuraio Giovanni di Gutenberg, poveraccio, è stato condannato dal fisco, è stato condannato a restituire i soldi delle partecipazioni, gli hanno fatto un culo come una cattedrale, poveraccio, e non c'aveva nessuna altra colpa che quella di voler fare bene il proprio lavoro, cosa che ha continuato a fare poi senza il suo socio ebreo negli anni successivi fino alla morte. È morto a 70 e rotti anni, che non è poco per quegli anni. L'anziano, sì, sì. Stavo dicendo anche di un ulteriore fatto importantissimo che riguarda un nostro scrittore, il quale, dopo essersi fatto qualche annetto di carcere negli scantinati dello Spielberg, e vi posso garantire che a me starci Pellico, un'ora, parli di Pellico. Esattamente. Che a me starci un'ora lì mi sarebbe venuto a una tale crisi di claustrofobia. No, avrei incominciato a bruciare tutti gli altari al posto suo.
L'opera fondamentale, che poi è diventato un libro di testo per decenni nella scuola italiana, Le mie prigioni. Ma utilizzato secondo un senso, diciamo, perverso dell'intenzione dello scrittore, dell'autore. Sì, l'intenzione dell'autore era quella di scrivere un libro ricco di pietà cristiana. Infatti. Cosa che non piacque assolutamente al Sacro Scoglio, il quale ne vietò la lettura ai fedeli. È vero, è vero. A dimostrazione che il potere del Sacro Scoglio è sempre molto rigoroso, molto chiaro e preciso, salvo poi prendersela in culo per loro fortuna. E adesso noi parliamo anche a nome di questo ente. Ecco. Ok. E siccome parliamo della rivolta e dei sistemi di conoscenza, facciamo anche vedere questo libro, che è piuttosto importante. Oggi abbiamo al governo in Italia, non dico al potere, ma al governo in Italia, esponenti della Fabian Society. E non è un caso che l'attuale ministro della cosiddetta sanità... No, della salute, peggio sì, ancora. Sì, ancora, certo. Peggio ancora. Sì, un esponente della Fabian Society. Non è un caso, solo i coglioni pensano che sia il contrario, che questa persona... Un caso. E questa persona sia stata messa lì per caso, come quelli che giocano ai bussolotti. Leggiamo alcune considerazioni relative a questo ambiente. Hai mai visto un lupo vestito da agnello? Chi sono i nostri moderni temporeggiatori? Cos'è davvero la Fabian Society? Un saggio d'inchiesta con i piedi per terra, condotto da reporter indipendenti per ricostruire la fitta trama delle missioni del socialismo riformista iniziale. Ricordiamoci che il socialismo è nato in Inghilterra. Esatto. Non a caso sì. È nato in Inghilterra. Soprattutto il socialismo riformista, passando per l'eugenetica e il ruolo dell'imperialismo inglese o anglosassone, per chi vorrebbe avere una maggiore sì, specificazione, fino a tematiche molto care ai nostri tempi, come l'emergenza pandemica, la transizione digitale e la svolta green. Oh, bisogna ricordare a la terna. Bisogna ricordare a questo proposito anche l'interferenza compiuta da un certo Keynes, scritto Keynes, che a fine Ottocento ha, diciamo, socialistizzato, dice lui, la finanza e il monetarismo, il che è una cazzata abominevole. D'altronde noi siamo vissuti in un ambiente keynesiano fino adesso, praticamente. Certo. Volevo se bene, però la banca la gestisco esattamente. Io. Esattamente. Dove ovviamente lo sfondo è quello che stiamo dicendo. In un'atmosfera di mistero e occulto scoprirai origini, intenti e correlazioni. Un'analisi attenta sull'organizzazione che ha rimodellato la società e le società europee in una presunta ottica socialista, presunta, dai rimarchiamolo bene, dai risvolti totalitari attraverso infiltrazioni politiche. In quanto socialismo è un socialismo dell'alta borghesia. Esattamente. O della ex nobiltà. Certo. Non del povero morto di fame carbonaio col figlio a 5 anni in miniera di carbone. Che deve credere solo al mito socialista. Sì, sì. Alla emancipazione dalla povertà. No, come scriveva Charles Dickens, che parlava giustamente ma razzolava molto male. Attraverso... Non a caso faceva il giornalista cronista parlamentare. Stava dentro con i piedi fino al midollo dentro al sistema. Di quel particolare Parlamento
la cui conformazione interna è molto indicativa, che non è a forma circolare, attraverso infiltrazioni politiche più o meno occulte e propaganda mediatica. La politica italiana brulica di personaggi che intessono rapporti internazionali profondi fin dalla nascita della Repubblica. Ma non li conosciamo veramente? Chi sono? Per chi è il beneficio delle loro azioni? Cui prodes, ricordiamocelo sempre. Sempre. Nell'incipit dei saggi fabiani, il testo programmatico dell'organizzazione, troviamo il fabianesimo si nutre di capitalismo, il suo escremento è il comunismo. Perfetto. Chi è che l'ha scritto? È uno che diceva la verità. Cazzo, è proprio la verità assoluta in tre parole. Questo libro espone una tesi. Ricordiamoci che Engels era un benestante. È chiaro. E manteneva pure quel pidocchio di Marx. Sì, che fu depauperato dal buon Marx. E certo. E così impara a prendere. E ci ha fatto pure un figlio. Bastardo. Con la moglie di Engels. Esatto. La bella fanciulla. Sì. Questo libro espone una tesi. Ma lei era comunista nel senso vero del termine. Sì, metteva in comune il sesso. Certo. Questo i precursori dell'amore libero. Questo libro espone una tesi che dipana il filo rosso che conduce sempre alla stessa matrice anglosassone fin dai primi anni del secolo scorso. Non a caso anche lì il cambiamento epocale che c'è stato sia sociale, sia politico, sia di qualunque morale, eccetera, è derivante dal fatto che la prima rivoluzione industriale è avvenuta in Inghilterra, dove tutta una serie di innovazioni tecnologiche, scientifiche e fisiche ha portato al salto di quantico che ha permesso l'emanazione poi di certi teoremi, quali ad esempio il socialismo come si dice, elitario, certo. E comunismo elitario. Esattamente. Ricordiamoci sempre che il colonialismo. Le suffragette sono nate a inizio Novecento in Inghilterra, per il voto per le donne e tant'altro. Esatto. Che da una parte ha tantissimi risvolti positivi, ma in fondo quello che è più concreto e assolutamente indefettibile è la volontà del sistema del deep state già dall'epoca che controllava comunque tutto ciò che era controllabile con una finalità diversa da quella che ci racconta che dicevano loro e anche la storiografia ufficiale e soprattutto di quello che voleva far credere il nipote del buon Freud. E qui ce le dobbiamo mettere sempre queste personalità in queste operazioni. Il filo rosso che conduce sempre alla stessa matrice anglosassone fin dai primi anni del secolo scorso. Il loro motto, rimodellare più vicino ai desideri del cuore. Ecco quanto è stretta la rete del lupo vestito da agnello. Questo è nell'incipit del libro, anche se alla fine. Dobbiamo ringraziare a questo punto, veramente un doveroso ringraziamento al professor Mason, all'amico professor Mason, il quale mi ha mandato proprio questo libro che ho ricevuto questa mattina. Vi invito a leggerlo, l'editore è facilmente reperibile, l'editore si chiama Millimetro Zero. E questo è un aspetto di cui io vi volevo tenere informati, ricordando che tu hai parlato di rivoluzione industriale, dobbiamo aggiungere che legata strettamente alla rivoluzione industriale è stato il colonialismo inglese, il colonialismo africano inglese. Perché? Perché quando ci fu la guerra, la cosiddetta guerra civile statunitense, cosa fece il Nord? La guerra civile del 1861, dici? Esattamente, ah, okay. 61-66. 66.
perché gli ultimi risvolti arrivano fino al 66. I cosiddetti banditi che andavano in giro per il Texas. Altro che Texas, per tutte le aree confinanti. Quello che dice la cinematografia, no? Che si vede questi sbandati, questi truppe ancora... diciamo non più reintegrate nella società civile, esatto. E poi sfociato nel banditismo del Far West, soprattutto Jesse James, un ragazzo che in gambissima, fra l'altro, che sono stati costretti a corrompere qualcuno della banda per farlo fuori, se no non ce la faceva, perché era protetta dalla popolazione. Era come un fradiavolo, insomma, per capirci, per fare un parallelo. Il quale fradiavolo da Itri, che era protetto dalla popolazione di Itri, il quale fradiavolo fu arrestato sempre su delazione, come Marco Sciarra, di cui abbiamo parlato qualche volta. Marco Sciarra è stato il più grande bandito di ogni epoca, perché da bandito controllava un territorio che era compreso praticamente tra il Lazio, l'Abruzzo, il Molise e la Campania, cioè un territorio più o meno come una regione italiana, forse anche un po' di più. Oggi banditi... dove gli sgherrani del Papa non riuscivano ad averla franca, perché disponeva di 1500 cavalieri, esatto, e dell'appoggio della popolazione, che, a cui regalava del denaro e cui diciamo, andava a sottrarre agli esattori il risultato della loro sottrazione dei beni ai cittadini, e li riconsegnava ai cittadini. Altro che Robin Hood, molto di più, personaggio storico che, guarda caso, è stato catturato a seguito di una delazione del suo collega, del suo socio, sempre così, guardati dai traditori, che mentre stava fuggendo stava già perdendo veramente, ma stava fuggendo nelle paludi di Ravenna, che è un luogo eccezionale per nascondersi lì, e ne sappiamo qualcosa. Nelle paludi di Ravenna, e soprattutto a nord di Ravenna, nell'area del Ferrarese, il Polese di Ferrarese, Rovigo Ferrara, si sono nascosti sempre nel 1945 alcuni personaggi di cui sappiamo qualcosa. Comunque lasciamo stare questo argomento. Volevo dire che fradiavolo fu arrestato da un generale. L'Agnese va alla guerra, che ricalcava la figura della ministra, non mi ricordo. Non la parliamo neppure, perché non è proprio il caso. Vabbè, ok. No, era ambientato in quelle zone lì, anche lì, anche quel film, ambientato esatto, in quelle zone lì. Esattamente. Volevo solo dire troppe questo. Cose ci stanno. Ci sono ancora. Comunque io volevo dire che fradiavolo fu arrestato da un generale francese che era il padre di Victor Hugo, e quello volevo dire io. Sì, me l'avevamo già detto in qualche altro momento. Sì, puntiamo a raccontarlo ai nostri amici. Questa è un'opera fondamentale di Welch. Vai. Il nuovo ordine mondiale. È tutta una serie di opere di denuncia, perché l'opera di un altro grande scrittore, Orwell, è un'opera di denuncia. E altre che ma adesso... tutti e tre i libri importanti sono tutte e tre opere di denuncia. È inutile che... Eccolo qui, Socialismo liberale di Carlos Rosselli. Eccolo qui. C'è ben poco da imparare, cari amici, c'è scritto tutto qua. Ecco, qui Orwell... I fratelli Rosselli, in che posizione li vedi? Socialismo liberale. Ma c'è qualcosa dietro loro oppure no? Oppure sono come semplici... no? Sono stati assassinati, c'è tutta un'opera... Sempre dalla banda che aveva ammazzato anche il ministro? Cioè il parlamentare che sappiamo? No. Addebitando la colpa al comunista, al fascista? Addebitando la colpa al fascista, certo. Al fascismo, certo. La cagoule, come fu dimostrato da un'opera colossale, che ovviamente nessuno ha letto. Come quasi tutte le opere colossali. Esatto. Scritta... Quando a noi nel nostro piccolo, a noi ci dicono, non vi guardiamo, perché fate dei video lunghi un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Allora non li guardare, a chi se ne frega.
questo è lo spessore culturale. Ma tu, cioè, mentre prima dovevano sfregare la fatica per leggere, adesso manco nel vedere qualcosa che viene proposto addirittura. È naturale, sai chi frega questo? Loro devono portare qualche cero in qualche chiesa, di modo che il gestore della chiesa, avendolo acceso, se lo posso infilare nel culo. Questa è la logica. Sei osceno. No, così, perché non è un'azione, non è un'azione benedetta dal sacro scoglio. Da osteria, da linguaggio da osteria. E l'opera colossale è quella del grande scrittore, giornalista d'inchiesta, Franco Bandini, intitolato Il cono d'ombra, bello, in cui si dimostra in maniera molto chiara la mano dello stalinismo dietro a un'organizzazione criminale chiamata la Cagoule, che tutto era fuorché quello che dicevano che fosse. Tant'è vero che nell'immediato... Come ad esempio adesso, scusa ti interrompo un attimo, sì, ma è proprio come si dice, attillata, sì, la cosa. Cioè, come lo squadrone di mercenari Azov, sì, che è stato distrutto ieri da missili lanciati dai russi e che dicevano di essere per la libertà del popolo ucraino, quando infatti andavano come mercenari ad ammazzarli come se fossero carne da macello. Esattamente. E era quella la funzione primaria di questo gruppo di banditi, di brave persone. Di brave persone, dice Giorgio, giustamente, per quel punto di vista lì sono brave persone. Esattamente. Difendono i loro interessi, certamente. Gli interessi di loro signori. Certo. Gli interessi di quelli che si sono inventati l'attuale capo del governo, che è ancora lì, no, come capo del governo. È scappato in Polonia. Sì, è scappato in Polonia, ma ancora capo del governo. Sì, non ha rinunciato al governo. È in, come si dice, come si chiama, come Charles de Gaulle. Il governo in... Ah, in esilio. In esilio. Ecco, il governo in esilio. Ovviamente, essendo la Polonia un paese ultracattolico, quindi la protezione è che ha chiesto questo personale è stata accordata dall'attuale gestore del sacro scoglio, diciamole queste cose. E ritornando a noi, dobbiamo far vedere alcune cose. No, perché... ho interrotto che stavi dicendo una cosa interessante, ma non mi ricordo più. No, stavo appunto parlando del ruolo della Cagoule. Ah, ok. Allora, la Cagoule fece fuori i fratelli Rosselli. Ah, ecco di cui parlavamo. Perché fece fuori i fratelli Rosselli? Perché dopo essere finita la guerra in Spagna, i fratelli Rosselli erano andati in Francia. Erano tornati in Francia, certo, e lì stavano pubblicando la loro rivista, in cui documentavano quello che poi sarebbe stato documentato da Orwell nell'opera fondamentale 1984? No. La fattoria degli animali? No. E porca miseria, l'altro mondo. Omaggio alla Catalogna. Ah, sì. Nel libro Omaggio alla Catalogna, che è stato tra l'altro ristampato di recente, Orwell documenta come i comunisti staliniani abbiano fatto fuori i socialisti e gli anarchici. Sì, perché quello oramai è risoluto fin da allora. Non solo, ma hanno anche attaccato quella regione della Spagna, cioè la Catalogna, che era controllata, che era diretta, che era comandata dagli anarchici, dal POUM. Molti sono stati assassinati in loco, altri sono stati presi. No, fatto proprio le stragi senza distinzione di. Altri sono stati presi e portati nella Russia staliniana, quei risultati che conosciamo. C'era bisogno di togliersi dalle palle un concorrente. Sì, togliersi dalle palle dei concorrenti, ma anche di dissodare certi territori della Siberia. Certo. Detto questo, noi ci riferiamo adesso a tre cose che voglio far vedere agli amici. La prima è questa: siccome noi viviamo in una epoca, in un momento particolare, molto particolare, stanno venendo alla luce, come ho detto prima,
attraverso questi libri, qualcuno potrebbe dire sono in pochi a leggere, però ci sono. Sì, però bisogna dire che negli ultimi anni si è aggiunta una schiera, una pletora proprio di pubblicazioni che prima non c'erano. Esattamente. Come quantità anche, oltre che come qualità. Esattamente, esattamente. Gli editori sono alternativi, nuovi, alternativi. Stanno crescendo. Si tratta semplicemente di aggussare il cervello e leggersi qualcosa. No, perché c'è evidentemente una pletora di lettori alternativi che prima non c'erano. Esattamente. E della gente che, presa dall'urgenza di quella situazione che sta accadendo, non sapendo esattamente cosa sta accadendo, si rivolge alla letteratura alternativa. Certo. Sta per cercando avere, di documentarsi in maniera alternativa. Certo. Per avere un po' di luce. Certo. E allora, siccome il discorso è questo, un fatto è questo qui, ad esempio. Questo è un libro importantissimo perché unisce... È il principe? Il principe e le deghe e le deche di Tito Livio. Perché noi, per quanto riguarda Machiavelli, ci fermiamo sempre a quello che scrive sul principe e non teniamo invece conto all'analisi di Machiavelli della storia di Roma descritta delle prime deghe. Il grande storico di Roma, esattamente grande, quello che ha scritto il compendio della storia dal 753 avanti Cristo fino alla sua epoca, attorno al 100. Allora vorrei leggere alcune frasi qui del commento di Tito Livio. Ai principi e alle repubbliche prudenti debbe bastare il vincere, perché il più delle volte, quando non basti, bello suo concetto. Quando non basti si perde. Certo. Non come hanno fatto gli americani con noi. Consiglio, un consiglio molto importante a Putin. Stai attento. Ma lui l'ho già detto, io mi ritiro, me ne vado e lascio qui. A noi già ha detto che cosa vuole e che cosa pretende. Esattamente. Ha imparato da Machiavelli. C'è poco da fare. E Tito Livio. Cioè, Machiavelli, però se non ci fosse l'interpretazione di Machiavelli, quello che scriveva Livio non era capito. Certo. Lo usare parole contro al nemico poco onorevoli nasce il più delle volte da un'insolenza che ti dà o la vittoria o la falsa speranza della vittoria. Bello. La quale falsa speranza fa gli uomini non solamente errare nel dire, ma ancora nello operare. Certo. Questo riguarda quella massa di teste di cazzo, di giornalisti, ligi. Ma quelli poverini non hanno il cervello, hanno la possibilità di interpretare cose del genere. Danno de testa e imprecano contro Putin e contro questo. Li vediamo tutti i giorni perdere la testa perché ovviamente sentono da una parte il peso della loro responsabilità, della loro insipienza. No, il peso della loro responsabilità mi sa che non lo sentono proprio. Vabbè, della loro insipienza sentono inconsciamente, magari. Sentono il fiato sulla nuca di chi gli sta di dietro, questa è la realtà, capito? Non solamente errare nel dire, ma ancora nello operare. Perché questa speranza, quando la entra nei petti degli uomini, fa loro passare il segno. E perderà il più delle volte quella occasione d'avere un bene certo, sperando d'avere un meglio incerto. Cari amici, non si accontentano mai, dette in altre frasi. Come si dice, dei coglioni. Sì. E perché questo è uno termine che merita considerazione? Ingannandoci sì dentro gli uomini molto spesso e con danno dello Stato loro, e mi pare da dimostrarlo particolarmente con esempi antichi e moderni, non si potendo con le ragioni così distintamente dimostrare. Cioè, non possiamo dimostrare con dei ragionamenti perché dobbiamo portare gli esempi. Certo. Annibale, poiché egli ebbe rotti i Romani a canne, mandò i suoi oratori a Cartagine a significare la vittoria e chiedere sussidi. Servivano i soldi pure a loro per fare guerra. Certo. Scipione, il contendente, per fare la spedizione a Cartagine,
dal Senato romano ha avuto, poi qualche un paio d'anni dopo, la cifra di 15.000 chilogrammi di argento per pagare le truppe e tutto quello che serviva. Esattamente. Quando è finita la guerra, questo indice di pensiero profondo della romanità dell'epoca, che era molto più importante quella repubblicana di quella imperiale. Esattamente. Quella repubblicana che era inquinata dal cristianesimo. E certo, bravissimo. Mentre invece quella repubblicana era panteistica, che diceva fate come cazzo vi pare, tanto comunque decide il principe chi è il pontefice massimo, cosa fa, eccetera. Insomma, triade romana, Giove, Giunone e Minerva, questa è la nostra triade. No, aspetta, la nostra trinità. E Roma? La vuoi l'idea Roma? Vabbè, questa è la triade sì, romana. Quella, però anche importantissima è esatto, la Roma. Esatto, bravissimo. Non il principe, non il re, esatto. Il nobile, ma proprio la divinità Roma. E allora in quell'occasione, quando dopo aver vinto Cartagine, incendiata Cartagine, sedato tutti gli animi, pacificata la situazione, eccetera, qualche tempo dopo, non so, un paio d'anni dopo forse, quando Giugurta era stato già messo nelle carceri mamertine, poi dopo liberato, ammazzato. Tutta una bella storia. Tutta una storia che, insomma. No, aspetta, è morto ad Alessandria Giugurta. Beh, francamente non te lo so dire. Io ero impressionato, io dal personaggio, mi ricordavo che Giugurta, che non era l'ultimo venuto, no, vissuto a Roma, ha vissuto a Roma per lunghissimo tempo, sì, come no. Era amico personale dei personaggi più importanti dell'elite romana. Certo. Beh, ciao, ma dove vai? Correndo. Dove vai? Se il cavallo non ce l'hai. Grazie, ciao. Ciao. E allora, insomma, questi 15.000 chilogrammi o talleri, adesso non mi ricordo più se erano chilogrammi o talleri, vabbè. Saranno chilogrammi, dai. Sì, l'equivalente, il peso quello che conta. Sì, più o meno, insomma, quella quantità lì. Allora, il signor Scipione fu chiamato dal Senato a motivare le spese. Le spese punto per punto, non riuscendoci, perché può essere pure che non se l'era segnato, non ce l'aveva in contabilità, ma l'avesse utilizzati per lo scopo che era stato ma destinato. Infatti. Comunque, non riuscendo a dimostrare, lui fu condannato all'esilio, certo. E se ne dovette andare in Spagna, non mi ricordo più dove, esatto. Di dove riscendeva la sua famiglia, c'erano dei terreni in Spagna. Roma ingrata, non avrai le mie ossa. No, Nemo profeta in patria poi, no? Oltretutto. Vabbè, proseguiamo. Allora, Cartagine a significare la vittoria e chiedere sussidi. Stando in Italia lui, disputossi nel Senato di quello che si avesse a fare. Consigliava Annone, un vecchio e prudente cittadino cartaginese, che si usasse questa vittoria saviamente in far pace coi romani, potendola avere con condizioni oneste, avendo vinto, e non s'aspettasse di averla a fare dopo la perdita, perché la intenzione dei cartaginesi doveva essere mostrare ai romani come e bastavano a combatterli, ed avendosene avuta vittoria non si cercasse di perderla per la speranza di una maggiore. Bellissimo. Non fu preso questo partito, ma fu bene poi dal Senato cartaginese conosciuto savio quando l'occasione fu perduta. Eh sì, sempre dopo. Avendo Alessandro Magno già preso tutto l'Oriente, la Repubblica di Tiro, nobile in quelli tempi e potente, per avere la loro città il commercio, in acqua, il commercio, come i viniziani. Il commercio nella epoca appunto attorno al 200 avanti Cristo, il 250 era in mano ai cartaginesi nel Mediterraneo. Certo. Qui invece c'è la storia della città di Tiro, che sentendosi sicura... Che è nell'attuale Libano. Sentendosi sicura, perché stava in acqua, come i veneziani, sì. Veduta la grandezza di Alessandro, gli mandarono oratori a dirgli come volevano essere suoi buoni servitori e dargli quell'ubbidienza voleva, ma che non erano già per accettare né lui
né le sue genti nella terra, donde sdegnato Alessandro che una città gli volesse chiudere quelle porte che tutto il mondo gli aveva aperto, li ributtò e, non accettate le condizioni loro, vi mandò a campo. Era la terra in acqua e benissimo di vettovaglie e di altre munizioni necessarie alla difesa munita, tanto che Alessandro, dopo 4 mesi, s'avvide che una città gli toglieva quel tempo alla sua gloria, che non gli avevano tolto molti altri acquisti, e deliberò di tentare l'accordo e concedere loro quello che per loro medesimi avevano domandato. Sacrofanto. Ma quelli di Tiro, insuperbiti, non solamente non volsero accettare l'accordo, ma ammazzarono chi venne a praticarlo. E bravi teste de cazzo. Di che Alessandro, gli ambasciatori non si ammazzano mai, sdegnato, con tanta forza si mise all'espugnazione che la prese e disfece ed ammazzò e fece schiavi gli uomini. Eh sì. Venne nel 512 un esercito spagnolo in su il dominio fiorentino per rimettere i Medici in Firenze e taglieggiare la città. Condotti da cittadini dentro, i quali avevano dato loro speranza che subito fossero in su il dominio fiorentino, piglierebbero le armi in loro favore, ed essendo entrati nel piano e non scoprendo alcuno ed avendo carestia di vettovaglie, tentarono l'accordo, di che insuperbito il popolo di Firenze non l'accettò, donde ne nacque la perdita di Prato e la rovina di quello Stato. E queste cose Machiavelli le aveva vissute direttamente. E quindi, certo, questo per avere un insegnamento interessante. Sempre per rimanere in questo insegnamento. Personaggio emblematico e attualmente proprio attillato, ecco, completamente reversibile nella realtà attuale. Questo è veramente un libro molto interessante, scritto da Mario Mazzucchelli, che è stato un grande divulgatore della cultura storica. Questo è un libro che è stato scritto, mi pare, negli anni 70. Mazzucchelli scriveva libri negli anni 40. Questa è una edizione del 70. Sì, perché l'editore è questo, è i libri pocket degli anni 70. Sì. E qui ci troviamo nella stessa situazione, di cui non voglio dire nient'altro, però questo qui è veramente esemplare. Io prego sempre che il nostro amico Andrea non faccia cazzate come ha fatto San Giuste, che prima o poi gli tornano indietro. A un certo punto, andatevi a vedere perché è molto interessante, vi leggerò alcune frasi che sono molto interessanti. Loro vengono, il gruppo rivoluzionario Robespierre, i due fratelli Robespierre, Saint-Just, Barère e altri, e a un certo punto vengono arrestati dalla Convenzione. La Convenzione era il Parlamento in quel momento, che si era rivoltata contro di loro. Erano i tre stati in Convenzione, poi ricordiamolo bene. Sì. E vengono arrestati, vengono liberati dai rivoluzionari parigini, i quali si erano attestati nell'amministrazione comunale. E arrivano lì alla Comune, non a caso poi la Comune di Parigi del 1871 equivale alle stesse forze rivoluzionarie. Erano i nipoti. Esatto, esattamente. Non a caso, ma i partiti erano gli stessi. Sì, con una piccola eccezione, era stato anche eletto Garibaldi, che non faceva parte di quei partiti. Che arrivò alla fine dei giochi, ma comunque riuscì a dare la sua bella zampata ai tedeschi. Ma se c'è stata, se c'è ai stata, prussiani, cioè, se c'è stato qualcuno che ha veramente vinto era lui. Contro l'esercito prussiano, è stato Garibaldi, e spesso capita che non venga nemmeno ricordato, soprattutto dagli storici italiani, i quali affermano. Ricordiamo che Garibaldi in quel momento lì era di nazionalità francese. No, in quel momento lì era italiano.
Era italiano. Garibaldi era italiano. Era nato era quando riconosciuto... Nizza era ancora italiana, ma 4 o 5 anni dopo fu ceduto alla Francia. Esatto. Quindi quando lui fu eletto... Beh, non 4 o 5 anni, al... perché fu ceduto alla Francia nel 1859. Cioè, 59, sì, va un po' d'anni. Era quindi lui era cittadino francese, tant'è che fu eletto al Parlamento francese e era anche era grazie senatore. A quella ipotesi. Certo. A quella ipotesi. Certo. Ma comunque lui aveva... è stato l'unico che con i suoi volontari, con l'esercito dei Vosgi, sì. come poi avrebbero fatto i nipoti di Garibaldi certo. nel 1914-15, sì. era stato l'unico a bloccare la marcia dell'esercito prussiano. Sì. Mi è risultato che di recente uno storico italiano che va per la maggiore, non dico chi è, nel leggere la storia della Comune di Parigi e vedendo che era stato eletto alla Comune di Parigi del 1871 anche Garibaldi, disse che Garibaldi, siccome rappresentava un mito libertario, fu eletto per questo. No, Garibaldi fu eletto perché è stato l'unico generale vincente certo. nei confronti dei prussiani. Certo. E quello storico che va per la maggiore non lo sapeva. Ah, no, dai, no, non, lo possibile. Non lo sapeva. No, dai. Allora, io c'ho una cazzata così, non c'è una cosa così grande. Io ho un'esperienza di storia del Risorgimento e del mazzinianesimo, che ne parleremo quando vuoi, dove l'ignoranza è totale. Comunque, leggiamo alcune frasi di questo evento, perché è molto importante. Mentre Giacobini si perde tempo votando mozioni inutili, come sempre, ecco, quasi sempre, diciamo. Esatto. E Fouquier al Tribunale Rivoluzionario sembra dichiararsi ben più partigiano della Convenzione che della Comune, Arriot, Fouquier-Tinville, un figlio di puttana enorme, Arriot verso le 7 piomba sulle Tuileries alla testa di un centinaio di gendarmi a cavallo. Cos'era la Tuileries, diciamolo? Le Tuileries era stato sempre... perché il riferimento della monarchia, ma lo certo, è stato anche della Repubblica. Certo. Un riferimento. Le Tuileries. È stato un luogo, cioè è stato un luogo, come dire, Versailles, è la stessa certo, cosa. Certo. Non a caso, e lo ripeto per l'ennesima. Come Piazza San Sepolcro, ecco. Vabbè, con le due differenze. C'era un ufficialetto prestato a Mussolini da un noto banchiere ebreo. È un'altra cosa. Vabbè, comunque diciamo un luogo di incontro. Vabbè, le Tuileries sono Beh, c'è una storia diversa. Il regno è un po' più pregnante. È la base del regno. E certo. È la reggia. Certo. Era allora, una delle sedi di Luigi XVI esatto. all'epoca del re di Francia in generale, ecco. Esatto. Poi fu utilizzato sempre, è stato sempre utilizzato. E ricordiamoci sempre, perché queste cose bisogna sempre conoscerle, che il re di Prussia fu proclamato imperatore di Prussia a Versailles. Ma questo non lo sapevo manco io. Cazzo, nel 1871. Invece di farsi proclamare a Berlino, certo. è stato proclamato, si è fatto proclamare a Versailles. Probabilmente era a seguito delle truppe, probabilmente sono state le truppe in particolare che l'hanno proclamato. No, ma è intenzionale, no? Sì, approfittando dell'occupazione francese, insomma. Certo. A Versailles. Beh, insomma, ci sono tante cose. È un affronto, fra tre francesi. Non è solo un affronto, ma una decisione imperialista. Certo. Cioè, io sono... Io ho sotto di me vari stati, esatto. oltre a quelli tedeschi. Esatto. Arriò verso le 7 piomba le Tuileries alla testa di un centinaio di gendarmi a cavallo per invaderle, ma viene subito arrestato e se non è fucilato immediatamente lo deve solo a Collot, cioè Collot d'Herbois, che si oppone a questa misura. Vedete come stanno le cose. Arriò arriva. Era un bruciore, un ardore continuo di situazioni istantanee. Questo stronzo arriva a capo di 100 armigeri a cavallo, cazzo, si fa pure arrestare. Vabbè.
Ma intanto il comitato, ancora prima delle 7, ha già disposto che i due Robespierre, Lebas, Saint-Just e Couthon, siano condotti... E l'altro Robespierre era? No, Maximilien, no, Robespierre. Alphonse, per caso? Eh? Alphonse, no. Era... No, oddio, mi ricordo manco io. Te l'ho detto perché non... Vabbè, il lo leggeremo dopo. Però. Il fratello, vabbè. Saint-Just e Couthon sono condotti in prigioni diverse, pensando che così divisi non potranno, se liberate, raggiungere subito Piazza di Greve. Saint-Just viene rinchiuso proprio agli scozzesi. Il carcere già occupato dalle due povere Saint-Amarante, misura premeditata, c'è da crederlo, pur non avendo alcuna prova, in quanto gli scozzesi erano una fra le meno note delle 40 prigioni di Parigi. A Parigi, durante la Rivoluzione francese, c'erano 40 prigioni. Queste cose bisogna saperle. 40 prigioni. Cercavano di manipolare lo stato profondo, in particolare la massoneria finanziaria, cercava di manipolare il controllo dello sviluppo della rivoluzione, cercando di portare avanti il progetto iniziale. Ma i robespierristi volevano andare fino in fondo, certo. Sono gli altri che sono stati fermati, coi soldi. Certo. Non ci soffermeremo sui numerosi episodi del resto risaputi che si svolsero alla convenzione. Diremo soltanto che verso le 8 di sera Coffinal, giudice del tribunale rivoluzionario, capeggiando un numeroso gruppo di cannonieri favorevoli alla comune, riesce a invadere le Tuilerie e a liberare Henriot, trascinando dalla sua parte anche molti gendarmi di guardia alla convenzione. Potrebbe così impadronirsi con la massima facilità di qualche membro del comitato e occupare la stessa aula dell'assemblea del tutto in difesa, quando è dissuaso da Henriot dal fare questo passo più che logico e opportuno data la situazione. Ecco come si perdono. È qui che ha perso. Poi potrebbe occupare la convenzione tutta assieme, perché Napoleone dopo l'ha fatto. Il 18 Brumaio, Napoleone, e ci è voluto niente a occupare il Parlamento. Difesa, era in difesa, non c'era nessuno. Non c'era l'armata. Così Henriot, anelando solo a ritornare in Piazza di Greve, dove era convinto che avrebbe avuto l'appoggio del popolaccio, cosa che non è. Piazza dello sciopero? Greve? Piazza di Greve, sì, Greve vuol dire sciopero. Sì. Anche per consultarsi con Fleuriot e Peillat, obbliga Coffinal a obbedirgli, malgrado le imprecazioni di quest'ultimo. E qui è successo. Non si fanno di questi errori. È quello che io sto leggendo. È difficile avere quella sensibilità di percezione per carpire l'attimo. Sì, ma alla fine le prendi. Sì, ho capito, però sono errori in qualche modo giustificabili, perché è una sensazione. Ma hai capito, è quello è che un stiamo... profumo che devi captare e interpretare. Stiamo quello che cerchiamo di dispostrare. Segno dunque che il ferreo legalitarismo del comitato ha ormai annullato gli spicci ardori insurrezionali del 1792-1793. Tuttavia, dalle 8 alle 10 di sera, Coffinale e altri riescono a liberare dalle loro prigioni i due Robespierre e Lebas, ma a ore diverse, sì che il primo a giungere alla comune alle 9 è Agostino Robespierre. Ah, ecco, Augustin. Fa subito un breve discorso in cui afferma, sì, tra l'altro, che non venne arrestato dalla Convenzione Nazionale, ma solo da alcuni vigliacchi che non facevano che cospirare da anni. Ma tu te la pigli con qualcuno, ma tu pigliatela con la Convenzione, perché sarai ucciso dalla Convenzione. Mezz'ora dopo Lebas, piuttosto scosso e impaurito, raggiunge a sua volta la comune.
e finalmente solo alle 10:30 ecco Robespierre che, temendo forse di compromettersi, non entra all'Hôtel de Ville dal portone di Piazza di Greve. L'Hôtel de Ville, spieghiamo cos'è? L'Hôtel de Ville è l'amministrazione del comune. Il comune. È la sede del comune. Esattamente, ma da una porta secondaria, quella di Rue de Martois. Dopo un rapido colloquio con Agostino Alebas, ordina di liberare subito anche Saint-Just e Couthon e Dumas, ex presidente del Tribunale rivoluzionario. Così l'Arcangelo giunge alla comune solo alle 11 di sera, proprio quando l'insurrezione ha già perduto gran parte della sua energia. Infatti le pur scarse ma ancora sufficienti forze armate delle sezioni, le sezioni rivoluzionarie di Parigi, che erano appunto quelle rivoluzionarie, contro la convenzione che era il Parlamento dei Moderati, era diventato completamente trasformato dal Parlamento rivoluzionario. Erano quasi tutti i girondini, quindi. Moralmente e mentalmente, certo. Ma i girondini veri erano stati fatti fuori tutti, no? Certo. Che hanno aderito alla sollevazione, sono state abbandonate assurdamente a se stesse in attesa di ordini che non giunsero mai. Ecco come si perdono le rivoluzioni. Non solo in Italia, arriva l'8 settembre. Esatto, le cose si perdono così. Ultima considerazione. Se al Consiglio del 25 luglio ci fosse stata quella maggioranza... Come, come disse Donna Rachele a Mussolini, guarda che te fregano. Sì, sì. Ho avuto un sogno, ma sì. Ti incazzo del sogno. È stato, diciamo, una questione di bilanciamento... di micrometrico, esatto. Perché sarebbe potuto uscire tranquillamente un ordine del giorno del tutto diverso. Esatto, certo. È stato un pelo, il peso di un pelo. Esatto. E ha avuto una così tragica conseguenza in Italia, esatto. In tutto il suo insieme, esatto. Piuttosto che il continuamento della guerra, che avrebbe potuto anche trattare, come ha fatto Tigro, nel momento in cui esatto. C'era lo sbarco, che ne so, in Sicilia, dicevano vabbè, cerchiamo una trattativa e magari esatto. Ti diamo la Sicilia come gestione. Esattamente. A te, quello che è avvenuto comunque. Capito? Una trattativa che ha fatto il regno. E poteva tranquillamente farla Mussolini. Certo, certo, esatto. Noi concludiamo con la lettura di un testo molto importante.